tutti e bentornati qui su Celebrate. Se è la prima volta che passi qui sul mio canale, ovviamente ti do il benvenuto e ti dico subito che all'interno di questo canale troverai tantissimi video che riguardano la decorazione. Io in particolare sono party maker e party planner, wedding planner e wedding designer, e sono stata pasticcera e cake designer. In più ho una grandissima passione per l'arredamento di interni, per cui all'interno del canale troverai tantissimi video che si occupano di decorazione ma spaziano fra tutti questi argomenti. Per cui se non te ne vuoi perdere nessuno, iscriviti al canale cliccando sulla scritta iscriviti che trovi sotto questo video qui su YouTube e clicca anche sulla campanella se vuoi essere avvisato da YouTube tutte le volte che io uscirò con un nuovo video. In quello di oggi parliamo un pochino delle feste in quarantena. È un fenomeno che ovviamente è diventato molto di moda negli ultimi due mesi, nell'ultimo periodo. Questo perché tutti nati a marzo e aprile non hanno voluto magari rinunciare a festeggiare il proprio compleanno. Non più quindi una festa in grande con tantissimi invitati, ma una festa in piccolo con un numero ristretto di ospiti che sono proprio il nucleo familiare, cioè i parenti con i quali si è condivisa questa esperienza. Perché ho voluto parlare all'interno di questo video della festa in quarantena? Perché io credo che anche quando la festa è più piccina e più contenuta e magari non ci sono tantissimi invitati, si può comunque organizzare una bellissima festa e magari puntare a maggior ragione ancora di più su delle bellissime decorazioni. Infatti magari proprio perché si è in pochi si possono incanalare le proprie energie per creare degli oggetti e delle decorazioni e degli allestimenti molto più minuziosi. A me ad esempio è successa questa cosa qui. Avrei dovuto organizzare una festa programmata per fine maggio da tantissimi mesi per il primo compleanno della figlia di una coppia di amici. Era già tutto deciso, sarebbe stata una bellissima festa in giardino a bordo piscina e il tema sarebbe stato il tema della sirena, che comunque è un tema bellissimo che permette di realizzare tantissime decorazioni fai da te, per cui io ero veramente felicissima della scelta di questo tema ed è un tema che avrebbe permesso di realizzare un allestimento meraviglioso, anche perché lo spazio lo permette, il clima anche, per cui era tutto perfetto. Ovviamente, siccome malgioia, è arrivata la pandemia a rovinare questo clima di festa, per cui alla fine abbiamo aspettato tutti i vari decreti per capire quello che si poteva e non si poteva fare e essendo entrati nella fase 2 i genitori hanno deciso non di annullare la festa ma di ridimensionarla. Essendo un evento molto importante in quanto il primo compleanno della bimba, ovviamente non avevamo interesse ad annullare completamente la festa, per cui abbiamo deciso alla fine di raddoppiarla in realtà, perché faremo una festa più piccola, più contenuta, soltanto con il nucleo familiare con il quale la bambina vive, i parenti più stretti, quindi meno di 10 persone, e poi rimanderemo magari una festa più grande con gli amici, i figli degli amici, i bambini, e quindi una festa sicuramente molto più movimentata e probabilmente anche più decorata e più allestita a settembre o comunque quando si potrà di nuovo creare degli assembramenti. Voglio spiegarvi come ho ridimensionato tutte le decorazioni che avevo in mente di fare per questa festa. Io ovviamente ero partita in grande, ero partita con un backdrop gigantesco che volevo fare a forma di squame di pesce, quindi di squame di coda di sirena, e tra l'altro sarebbe stato secondo me un tutorial fighissimo che spero comunque di fare più avanti, magari quando faremo la festa a settembre, perché avrei voluto realizzarlo con i piatti di carta o non mi viene da dire piatti di plastica perché ormai so che sono fuori commercio, però sono usciti questi nuovi materiali che comunque sono biodegradabili e i piatti sembrano di plastica ma non sono di plastica e li fanno ormai anche in tantissimi colori, quindi sicuramente sarà mio obiettivo realizzare questo video tutorial a settembre con questo grandissimo backdrop di squame realizzate con i piatti. Oltre a questo, ovviamente avevo in mente di fare decorazioni appendibili che scendevano dall'alto a forma di medusa, piuttosto che un grandissimo arco di palloncini a forma di coda di sirena, e avrei voluto realizzare tantissimi dettagli, palloncini a forma di pesciolini, piuttosto che cappellini per i bambini a forma di coda di sirena. Ovviamente tutte queste bellissime decorazioni dovrò rimandarle magari alla festa più grande, però anche se per un nucleo di persone un po' più piccolino, ho deciso comunque di creare le mie decorazioni.
Quindi ho deciso di realizzare per questa festa un party kit che presumibilmente comprenderà delle etichette per dei succhi di frutta, un cake topper che ovviamente realizzerò sempre in tema con la festa, farò sicuramente un filo di bandierine per fare gli auguri alla bambina, realizzerò una tortina piccolina anche se decorata per tutti gli invitati che saranno pochissimi, quindi la tortina sarà piccolina, e poi vorrei fare anche dei biscotti decorati a tema a forma di conchiglia con dentro la perla che sarà un confettino. Oltre a tutto questo, quello che vedrete, il tutorial che vedrete all'interno di questo video sarà il ridimensionamento del backdrop di squame di coda di sirena più in piccolo. Infatti ho deciso di realizzare un poster, chiamiamolo così, tondo, a tema sirena, quindi con le squame, sopra il quale metterò il nome della festeggiata. Non utilizzerò i piatti, semplicemente perché essendo più piccolo avrei dei problemi di spazio, e utilizzerò del semplicissimo cartoncino, che comunque è molto facile da reperire anche in questo periodo perché le cartolerie hanno riaperto e anche i negozi dei cinesi. Tra l'altro ho appena acquistato, in realtà l'ho acquistata per Natale, però poi tra la pandemia e tutti i vari casini non c'è stata la possibilità di utilizzarla, però ho acquistato da poco la Silhouette Cameo, che è un mini plotter che permette di ritagliare, ed è molto utile soprattutto per chi fa il mio lavoro, per realizzare dei party kit e tutta una serie di decorazioni principalmente in carta, per cui voglio provare, se ci riesco, a ritagliare il nome della bambina da mettere su questo poster a tema sirena direttamente con la Cameo, e speriamo di farcela. Ad ogni modo, sia che io lo faccia con la Cameo, sia che invece voi non abbiate magari la Cameo, io lo mostrerò all'interno del video come lo facevo prima di acquistare la Cameo, in maniera che tutte le persone che mi seguono e che stanno vedendo questo video e che non hanno la Cameo possano essere in grado di rifarlo da soli a casa propria. Per cui mi metto subito al lavoro, bando alle ciance perché ci sono un sacco di cose da fare, e più che vediamo subito come ho fatto, che è la frase che dico sempre, vi dirò vediamo subito come fare. Bene, iniziamo a fare questo piccolo sfondo a tema sirena. Io ho scelto dei colori di cartoncino che poi sono gli stessi che ho utilizzato all'interno della grafica che sto preparando per il party kit della stessa festa. Sicuramente parto da uno sfondo di cartoncini sui toni del celeste. Io ne ho presi diversi colori. Qui c'è celeste un po' più chiaro, un celeste un po' più scuro, questo invece un po' più spento come celeste, ma comunque voglio fare delle squame di pesce che abbiano diverse gradazioni di celeste. Poi abbiamo il lilla, ho preso dei ritagli, quindi ho più di un pezzo, e il rosa, che diciamo che erano i colori dai quali io ero partita, se non fosse che poi la mamma della bimba in questione mi ha chiesto di aggiungere un verde chiaro, ora spero che con la luce si veda bene, un verde molto chiaro e un giallo molto chiaro, di cui aggiungerò qualche piccola squama di tanto in tanto qui e là. Quindi sono partita dal prendere un cartoncino, il più grande che ho trovato, per fare la base, che sarà un grosso tondo. Ora vediamo precisamente il diametro, credo che sarà intorno ai 70-80 cm, vado a misurarlo. Questo cartoncino azzurro che ho trovato è 1 metro per 80, quindi sicuramente dovendo fare un cerchio non potrò farlo di diametro maggiore agli 80 cm. Allora io che cosa faccio? Vado a prendere il centro della misura più piccola del mio cartoncino, che sono gli 80 cm, quindi a 40 cm dal bordo, e farò un puntino, e a quel punto ho preso una matita con un pezzo di spago e vado a fare un nodo intorno alla mia matita, in questo modo. Dopodiché io voglio prendere come misura 40 cm anche qua lungo lo spago, puntare lo spago nel punto
che avrò preso, che sarà esattamente il centro della lunghezza del mio cartoncino, e utilizzarlo un po' come compasso. Ve lo faccio vedere in piccolo perché purtroppo 80 cm non c'entrano nell'inquadratura, però poniamo il caso che questo sia il punto che io mi sono segnata come il centro del mio cartoncino. Io vado a bloccare il mio spago con un dito e utilizzo la matita come compasso per andare a disegnare un cerchio perfetto. Questa è una tecnica molto semplice che vi potrà tornare utile quando dovrete disegnare dei cerchi che magari sono particolarmente grandi e che quindi è difficile disegnare con un compasso, o disegnare magari contornando, non so, un piatto o qualsiasi altro tipo di oggetto tondo che avete in casa. Allora, ho trovato questo piattino che è uno di quei vassoietti sottotorta che vendono e credo sia un diametro 15 cm. A parte che lo trovo anche una grandissima idea per utilizzarlo direttamente mischiandolo alle altre scaglie di pesce o scaglie di sirena, come in questo caso, se volete inserire l'oro tra i colori del vostro party. Nel mio caso non è così, quindi lo utilizzerò come template per fare tutti i cerchi degli altri colori dei cartoncini che io ho scelto. Ok, allora io ho tagliato tutta una serie di cerchi a mano e l'ho fatto con tre tipi diversi di azzurro: uno più scuro, uno che tende un po' più al verde acqua e un altro più chiaro. Poi c'è del lilla, del rosa e i colori che mi hanno chiesto di aggiungere i genitori della bimba, e cioè il verde mela pastello e il giallo pastello, che comunque saranno messi in percentuale minore. Diciamo che la percentuale più grande è quella degli azzurri. Ora, tra l'altro, io non so bene quali e quanti userò, perché onestamente questo azzurro più scuro non so se ci sta bene con l'idea che avevo di colori. Magari inserirò soltanto in percentuale bassa, come magari faccio per il giallo o per il verdino, e quindi vorrei cominciare con i celesti. Allora, come si comincia? Poniamo al caso che questo sia la parte bassa del mio poster. Si comincia sempre ad attaccare le squame di pesce dal basso per poi salire verso l'alto, perché quelle che vengono più da questa parte, cioè che stanno nella parte superiore del poster, dovranno andare a sovrapporsi. È importante, nonostante io stia facendo un poster tondo, proseguire tramite delle linee dritte. Quindi dovrò immaginarmi che qui ci siano delle linee dritte e seguire queste linee. Vi potete aiutare magari con un righello, e fondamentale è l'utilizzo della colla stick. Allora, io intanto comincerei a appoggiarli e poi, una volta che ho deciso come appoggiare il tutto, lo vado ad incollare. Poniamo il caso di partire da questa prima riga. È fondamentale che le mie squame di pesce
non vadano a sovrapporsi l'una con l'altra in orizzontale, perché poi la sovrapposizione dovrà essere verticale, quindi io devo riuscire a farle avvicinare in questo modo, magari facendo una piccola sovrapposizione, ma di veramente 2-3 mm al massimo. E quello che vorrei evitare è che si veda ovviamente il cartoncino sotto, quindi la prima riga è un po' sacrificata, bisogna spingerla in questo modo, ok? E poi vi farò vedere nel momento in cui avremo incollato tutto come andare a ripristinare la forma tonda, cioè capovolgeremo il nostro poster e andremo a tagliare l'eccesso di tutte le squame di pesce che abbiamo attaccato. Ok, io adesso ho utilizzato tutto quello che avevo a disposizione, quindi squadre, squadrette, righelli, forbici, per cercare di tenere a bada i miei tondini che si alzano e vanno in giro. Però in linea di massima le prime tre righe le ho messe con le mie preferenze di colore, per cui penso che adesso piano piano le andrò a spostare, a incollare, in maniera che una volta che ce le ho fisse posso continuare con le righe nella parte superiore del poster. Mi sono un attimo fermata a metà per farvi vedere un piccolissimo escamotage. Cosa succede? Che quando andiamo su ad avvicinarci ai bordi del poster, gran parte dei tondi di cartoncino che abbiamo ritagliato vanno a finire fuori. Allora, per evitare di dover tagliare da zero altri cartoncini e per cercare di riciclare tutto, perché poi questa è un po' la mia politica, ci fermiamo a metà, lo rigiriamo, lo andiamo a sagomare in maniera che tutti gli avanzi che abbiamo possiamo vedere se riusciamo in qualche modo a riutilizzarli sui bordi della seconda metà. Ad esempio questo posso inserirlo qui.
Sono arrivata all'ultima linea, quindi qui metterò un lilla, qui un celeste e qui credo che riuscirò a riciclare un pezzettino che mi era avanzato di celeste in questo modo. E poi ho degli altri pezzettini qui con i quali magari chiuderò gli ultimi buchi che mi sono rimasti. Finito lo sfondo con le squame, devo realizzare la scritta con il nome della festeggiata. Quindi io non faccio altro, in questo caso lo sto facendo sul mio programma Silhouette Studio, che è il programma della Cameo, il plotter di cui vi ho parlato prima. Non faccio altro che scrivere il nome con un font che io scelgo fra la lista di font che io mi sono scaricata e suddividerlo su due fogli A4, visto che mi serve particolarmente lungo, quindi più o meno sarà suddiviso a metà, per poi ritagliarlo direttamente su cartoncino rosa. Se non avessi avuto la Cameo mi sarei limitata a stampare il nome della bambina diviso 2, quindi su due fogli A4 di cartoncino direttamente in rosa e poi l'avrei tagliato con le forbici manualmente. È terminato, io spero come al solito che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che vi possa essere di ispirazione per tutte le vostre feste in quarantena, perché so che ce ne sono state tante, di tantissime persone che poverine non hanno potuto festeggiare in grande, ma che comunque non dovete rinunciare a festeggiare anche se in piccolo. Se avete trovato utile questo video o se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like e di seguirmi sui miei social Instagram e Facebook, dove mi trovate su entrambi come Celebrate with Simona Remine.
condividete questo video con tutte le persone a cui pensate possa tornare utile questo tipo di consiglio per la loro festa in quarantena o per organizzare la festa in quarantena magari di un componente della famiglia, e nella speranza di poter tornare prestissimo a rifare delle feste grandi come piacciono a me, con un sacco di persone, a abbracciarci, a baciarci, a ballare e a passare tantissimi bellissimi weekend in compagnia. Io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!